Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, devo smettere di iniziare i video completamente struccate con i capelli così, veramente. Prima o poi verrà un infarto a qualcuno, cioè spero stiate tutti bene. Ma oggi sono completamente struccate con questi capelli osceni, perché mi preparerò con voi e mi preparerò con voi in 10 minuti cronometrati con il cellulare, senza tagli. Questo sarà, credo, il mio primo video di sempre, senza tagli, senza trucco, senza inganno. Vedrete esattamente come mi preparo e se ce la farò o meno in 10 minuti, speriamo bene. Oggi vi parlerò anche della bellissima di Imetec, che è questa nuova spazzola lisciante che praticamente promette, ecco perché mi è venuta l'idea di questo video, perché questa spazzola promette capelli perfetti in 3 minuti, quindi toglie il crespo, toglie i capelli arruffati della mattina. Io li ho lavati ieri, quindi oggi è il famoso second day, secondo giorno in cui naturalmente devo sistemarli, perché dopo averci dormito tutta la notte con questo elastico così, insomma, questo è il risultato, non li ho praticamente ancora sciolti e sono veramente disastrosi, quindi vedremo se la bellissima di Imetec riesce a sistemarmeli davvero come promette in 3 minuti. E poi naturalmente faremo anche un trucco completo, quindi ho qui tutto l'ambaradam, fondotinta, se non lo sapevate, bellissima anche una linea di trucco, e ho fondotinta, ombretti, blush, non so se farò in tempo ad utilizzare il blush, ma voglio un trucco completo, quindi faremo assolutamente base, sopracciglia, mascara, labbra, hanno anche dei bellissimi rossetti opachi, ma poi vedrete tutto. Io direi a questo punto di iniziare, ho veramente paura, ma ok, let's go. Ok, ci siamo, questo è il nostro conto alla rovescia, 10 minuti, start. Allora, prendo fondotinta come al solito, iniziamo con la spugnetta, devo guardarmi da qualche parte, dove mi guardo qua, e andiamo a picchiettare il fondotinta su tutto il viso. Devo essere stra veloce, perché se perdo troppo tempo per la base è la fine. E tra l'altro è venerdì sera, quindi io poi ci esco così. Deve uscire una cosa decente per forza. Ok, poi il correttore. Un po' qua. Un po' qua. Aiuto, non serve di più. Un po' qua. Più o meno. E un po' qua. Sfumiamo. Se riesco a parlare, magari. Ok, ora cipria, fissiamo fondotinta e correttore con la cipria, soprattutto sotto gli occhi, ancora un po', basta mai, la sto respirando. Ok, ora direi di fare un po' di contouring. Solito pennello. Ok. Un po' anche attorno al viso, così lo sottigliamo un po', come al solito un po' anche sotto. Contouring andato un altro giorno, poi blush, che è quello che sto tenendo in mano. Che bello questo blush, molto naturale, ci piace. Ok, ora direi che possiamo passare alle sopracciglia. Uso il gel di Bellissima, che si può usare sia come sopracciglia che come eyeliner. Non uso spesso l'eyeliner in gel per le sopracciglia, quindi spero di essere capace e di poter fare una cosa decente.
tutti io più o meno ce la stiamo facendo. Sono esattamente brava, abbiamo capito, con l'eyeliner in gel, ma ce la faremo, spero. Ok, sfumo un po', vado a stendere, vado a picchiettare con la mia spugnetta del fondotinta. Ok, più o meno. Ok, ora direi che possiamo passare al mascara. Vado a stenderlo, come sempre, solo sulle ciglia inferiori. Chissà che sguardi assurdi sto facendo mentre mi trucco, poi in velocità veramente la fine. Ora direi rossetto, questo è un nude opaco. Ok, direi che come trucco ci siamo, devo solo sistemare un po' le sopracciglia perché mi sembrano troppo scure, ma forse anche no. Ok, ed ora quanto manca? Siamo a 3 minuti, quindi giusto il tempo di sistemare i capelli con la bellissima... Oh là là! Non so se riuscite a vedere... Abbassiamo un po', aiuto! Tac! Me li sta lisciando alla velocità della luce. Wow! Cioè, 3 minuti sono troppi, quanto mi manca? Dove bastavano 30 secondi in realtà per i miei capelli? Che sono già perfetti! Mi piace il fatto che sia a ioni, quindi so che idrata i capelli anche mentre li sistema. Forse se li avete un po' più voluminosi dei miei, 3 minuti... vi servono, ma cioè su di me 1 minuto e sono a posto davvero. E basta, sinceramente ho sommato un po' il blush nel frattempo perché cioè secondo me sono già assolutamente liscissimi e perfetti. Forse un po' qui dove avevo l'elastico la notte, ma... Wow! Non ci posso credere. Però direi che ce l'abbiamo fatta. Quanto manca? Manca 1 minuto e 20. Allora andiamo ad applicare un pochino di ombretto. Stiamo facendo veramente l'impossibile oggi. L'impossibile. Credo sia il mio primo video, anzi sicuramente il mio primo video in assoluto senza tagli. Incredibile
pensare che sia il mio primo video senza tagli dopo così tanto tempo che ne faccio. E poi vado a mettere anche un po' di marrone nella piega. Ok, quanto ci manca? Siamo a 15, 14, 13. Sistemiamo un attimino il sopracciglio che non mi convince da questa parte. E voilà! Fatto! Ce l'avevo fatta! 10 minuti sono passati. Timer done. Stop. Devo dire che, cioè, incredibile ma vero, sono stata veloce a truccarmi perché alla fine, cioè, la base è fatta, sono perfetta. Naturalmente non ho fatto matita, eyeliner e ombretti, insomma, super super eccentrici o particolari, trucchi difficili. Però devo dire che veramente, cioè, quella bellissima non mi servivano assolutamente 3 minuti, ma me ne sarebbe bastato tipo 1 o 45 secondi. Perché, cioè, mi ha tolto tutti quei nodi che avevo. Me li ha resi morbidi, morbidi, morbidi e super, super lisci. Avete visto i segni che avevo dell'elastico? Non ci sono più. E ci passo la mano così perché non ho veramente il crespo. È scomparso. Fantastica, veramente. Sono piacevolmente sorpresa di questa spazzola. Che cosa ne dite voi? Io l'ho provata per la prima volta adesso e non posso sicuramente lamentarmi, quindi questo per oggi è tutto proprio. Spero che vi sia piaciuto questo video, è stata un'idea che ho avuto così. Facciamo una cosa, perché ho parlato con Imet e con Bellissimo e mi hanno detto: guarda, vuoi provare questa spazzola? E ho detto: ok, ma cosa posso fare? Vogliamo, la testo e voglio vedere in diretta se è vero che ci mette così poco. E in realtà è vero, bastava anche meno, spero di non avere il rossetto sui denti, no. Quindi questo è proprio tutto per oggi, spero vi sia piaciuto questo video. Io vi mando un bacio gigantissimo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.